La strage dei superstiti, rivoluzione, migrazione, primavera araba, autunno del Mediterraneo. Su questi temi il Rotary Club di Barcellona ha organizzato un incontro al Palacattafi in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Medie e l'Istituto Tecnico Tecnologico Copernico. Gli studenti in questa occasione hanno potuto rivolgere le loro domande sul tema alla giornalista di Rai News 24 Lucia Goracci, già inviata in Medio Oriente ed in Africa. Tra i temi più ricorrenti, quello dei migranti, il ruolo dell'Europa e la primavera araba. Come dice sempre lo scrittore egiziano Ala Alassouani, le vostre rivoluzioni quanto tempo ci hanno messo prima di conseguire il successo? Dobbiamo dare tempo allora. Dobbiamo dare tempo, sennò finiamo vittime di quell'orientalismo che nel secolo scorso e ancora prima nell'Ottocento faceva pensare che questi fossero popoli inabili alla democrazia, che l'Islam fosse incompatibile con la democrazia. Tutte sciocchezze di cui anche certi media, certa cultura politica si imbeve per pulire la coscienza di quello che è un fondamentale disinteresse culturale. Dobbiamo dare loro tempo, ci sono delle battute d'arresto, ci sono le famose malattie della crescita, ma i processi sono avviati. Questi popoli che sono giovani, le primavere arabe sono state una cesura generazionale, io lo dico sempre, questi popoli hanno adesso gli anticorpi, li hanno sviluppati per tornare in piazza, per tornare a dire no, quando i processi democratici che loro stessi con le loro voci e le loro richieste hanno messo in atto tendono a diventare altro, hanno delle derive che sono in corso purtroppo, delle derive autoritarie. Diamo loro tempo. Dove esploderà la prossima primavera araba? Intanto c'è il dramma siriano, ci sono focolai che covano l'Algeria, l'Arabia Saudita. Domani le donne saudite torneranno in strada a fare lo sciopero della guida perché per il loro regime non hanno diritto nemmeno di guidare le auto. Lo vedete, insomma, la voglia di libertà è un genietto che nella lampada ci sta chiuso malvolentieri.